stabilità. La Litorania da sempre contro tutti e contro tutto. Abbiamo inteso fare un ragionamento. Vorrei in meno di 5 minuti, anche perché mia nipote fa 18 anni e deve, mi chiedo scusa se scappo. Allora, Però auguri. avevo l'obbligo di venire. Prima considerazione: è una cosa molto semplice. La Litorania di Pontigliano Faiano soffre un danno decennale per un motivo molto semplice. Sai perché? Perché urbanisticamente è una monnezza, urbanisticamente è una situazione drammatica, urbanisticamente ha le condizioni di pianificazione non giuste per questo territorio, per questo quartiere. E nel piano regolatore abbiamo previsto un cambiamento radicale. Per essere ancora più chiaro, che significa una disastrosa situazione di pianificazione? Che significa, come volgarmente l'ho citata qualche secondo fa, la Litorania ha certamente una situazione drammatica, per non dire quella brutta parola. Significa che dietro a questo complesso edificatorio c'è area industriale. Voi lo sapete, dietro a questo complesso c'è area artigianale, area per fare le piccole imprese, di piccolo artigianato. E tu sai che per fare una lottizzazione approvata da sottoscritti, ne abbiamo approvati 5. Per edificare villaggi turistici, cambiamenti radicali delle impostazioni urbanistiche, non c'è uno che è venuto a ritirare la concessione edilizia. Abbiamo dato su 30 richieste di condono, abbiamo dato circa 12-13 richieste di sanatorio, cioè di mettere a posto la situazione urbanisticamente. C'è una situazione quindi che va recuperato sul piano della legge urbanistica e su questo è il nostro primo impegno. Secondo impegno, perché la serata della responsabilità? Perché noi cerchiamo di sostenere non quelli che semplicemente criticano o quelli che facilmente potrebbero proiettare una soluzione per la Litorania, perché guardate, fino a prova contraria noi abbiamo portato i provvedimenti. E la serata della responsabilità, e qui va un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne, a tutte le associazioni, ai giovani che si sono impegnati non solo e semplicemente per realizzare la serata di questa sera, ma mi dicono, e ho visto e ho verificato domenica scorsa, quando sono venuto qui a poter cercare illudermi di dimagrire, e ho fatto ogni domenica, cerco di correre, quando incontro gli amici che vedo impegnati come se fosse casa loro, cioè loro hanno la stessa responsabilità, il stesso amore, come se fosse il giardino di casa loro. Allora aiutiamoci a vicenda, aiutiamoci a creare e risolvere problemi sia sul piano tecnico-amministrativo, ma cerchiamo di risolvere il più possibile. Noi cerchiamo di dare i minimi dei servizi. Io spero che la Regione Campania, Gianfranco lo sa, che il dispensario farmaceutico possa essere realizzato qui. Alfonso l'ha seguito attentamente, cioè cerchiamo di seguire, di realizzare il dispensario farmaceutico. Michela ha fatto una battaglia tremenda per metterlo da Carmine, basta come team, noi dobbiamo mettere il dispensario farmaceutico. La seconda considerazione, quale opere noi abbiamo ipotizzato, le vorremmo concordare con voi. Abbiamo prefissato circa 300.000, finalmente 300.000 euro per l'annualità 2016-2017 e altri 300.000 2017-18. Che amma fa? Immaginiamo di coordinarlo insieme ai comitati che vogliono proporre, non vogliono solo fare e praticare la critica senza fare delle proposte, perché altrimenti, guardate, non è che un sindaco, i consiglieri, l'assessore sono padroni a risolvere problematiche storiche troppo antiche, ma bisogna andare piano su quelle che sono le problematiche e le soluzioni, cioè noi facciamo i provvedimenti necessari a creare le basi per la soluzione. Guardate, l'ultima cosa. Negli ultimi 5 anni c'è stato un cambiamento radicale delle impostazioni. Io non sono molto felice. Gli ultimi 7-8 lidi che hanno riqualificato, i due sono molto felici. Io non ho la forza per dire a qualche lide che, scusa, che fa schifo di essere abbattuto. Non ho le leggi a disposizione e loro sapevano per sottoscritto per togliere quel stabilimento dopo anni e anni di battaglie, di contenzioso, di cavilli burocratici, di ricorsi ai giudici amministrativi. Finalmente l'abbiamo fatta e mancano ancora 90.000 euro per dargli un po' di dignità a quello spazio. Ma c'è sta nata a fianco che gli ho chiesto che lo deve abbattere.
e non se ne frega, ma mica ho la possibilità sul piano della legge di dire a quello: se non lo batti tu lo batto io subito. Perciò il paese Italia non va avanti, perché semmai vince sempre un furbo che ha fatto l'abuso e che vive sui cavilli burocratici per mantenere permettetemi il termine, cose brutte che stanno là. Per essere molto chiari e onesti con gli amici che della Litorania, che c'è sempre un affetto e una cordialità, anche spesso una contrapposizione dialettica. Grazie al sindaco Ernesto Sica.